State per pubblicare i risultati del vostro trial randomizzato sull'efficacia di un intervento dietetico nella psoriasi. Conti fatti, e quanto sono importanti gli aspetti nutrizionali nella psoriasi? È noto da tempo che i pazienti con psoriasi tendono ad essere sovrappeso o obesi. La proporzione di pazienti obesi è decisamente superiore nella popolazione dei pazienti con psoriasi rispetto alla popolazione generale. Dati dal programma PsoCare indicano che il sovrappeso influenza la risposta clinica ai trattamenti sistemici nei pazienti con psoriasi. Quindi credo che sia un importante fattore quello del sovrappeso. Avendo un miglioramento nella risposta ai trattamenti sistemici, si può immaginare che ci sia un risparmio sul fronte dei farmaci da impiegare. L'intervento dietetico contribuirebbe a ridurre i costi per la terapia. Oltre al fatto che il sovrappeso e l'obesità sono una delle emergenze dal punto di vista sanitario e quindi emergenze che comportano una mortalità precoce, una mortalità anticipata rispetto alla mortalità attesa. C'è una sorta di epidemia del sovrappeso e dell'obesità e quindi avere degli agganci in una patologia come la psoriasi può essere utile per motivare a perdere peso. E quali le possibili ricadute, a suo avviso, di queste nuove evidenze che potrebbero avere nelle politiche organizzative sanitarie? Beh, lo studio clinico che abbiamo condotto in Regione Emilia-Romagna, coinvolgendo 300 pazienti randomizzati a un intervento educativo e a una dieta con incentivo all'attività fisica rispetto a una semplice informazione, questo trial dimostra che la riduzione del peso di alcuni chilogrammi comporta una migliore risposta ai trattamenti sistemici. La conseguenza per i sistemi sanitari è quella di integrare un intervento dietetico con gli interventi terapeutici tradizionali. Quanto è difficile e quanto è importante anche portare all'attenzione dei decision maker e dei cittadini, che sono anche loro stessi che poi comunque finanziano la ricerca, e gli esiti delle ricerche di questo genere, che hanno un impatto appunto importante nella. Sì, credo che ci siano delle difficoltà dal punto di vista organizzativo, nel senso che bisogna modificare delle prassi magari già consolidate da una parte. Dall'altra parte c'è una necessità di responsabilizzare i pazienti a degli interventi che non sono di passività, ma dove i pazienti possono giocare un ruolo attivo, come appunto il ruolo che i pazienti giocano nell'assumere una dieta. Come fare per cambiare le abitudini e per cambiare l'organizzazione sanitaria non è per niente facile, non è per niente facile. Credo che bisogna fornire innanzitutto i dati e fornire delle proposte, ad esempio di consulting in liaison con i dietologi per quanto riguarda la psoriasi, tra dietologi e dermatologi. Adesso parliamo di un altro aspetto altrettanto importante. Si inizia con la progettazione di una ricerca, di uno studio, alla sua realizzazione e fino alla pubblicazione dei risultati, auspicabilmente sulle riviste scientifiche di qualità, se i risultati appunto sono di qualità. Quali errori di percorso, quali ostacoli potrebbero far perdere l'occasione di pubblicare i risultati della propria ricerca? Beh, prendo spunto dall'esperienza di questo studio. Questo studio, dal mio punto di vista, aveva tutte le possibilità di essere pubblicato in una rivista medica generale di primo livello. Il problema è stato quello che lo studio clinico, si è rivelato essere registrato, in una delle banche dati dei trial randomizzati dopo l'inclusione del primo paziente nello studio stesso. Quindi un banalissimo problema di tipo organizzativo ha inficiato la possibilità di rendere questi dati disponibili a ancora una più larga audience e dandogli una maggiore rilevanza. Quindi credo che sia importante per questo tipo di ricerca che venga resa obbligatoria la registrazione del trial prima di iniziare a includere pazienti. Questo è uno dei problemi che abbiamo incontrato. Penso che questo sia comunque un problema molto rilevante. Okay. È un consiglio che vuole dare ai giovani ricercatori della regione nel presentare i propri progetti di ricerca? Di essere ambiziosi, di essere ambiziosi e di progettare
puntare a cambiare effettivamente le prassi e a cambiare la storia delle malattie di cui si occupano. Credo che sia importante considerare la rilevanza clinica dei propri risultati e quindi avere appunto l'ambizione di voler contribuire a migliorare la risposta ai trattamenti, migliorare la storia naturale, migliorare in fin dei conti la vita dei pazienti che uno, per i quali uno lavora.